Entrerà in vigore il prossimo 4 novembre il decreto del Ministero della Transizione Ecologica con i criteri End of Waste per i rifiuti da costruzione e demolizione, pubblicato la scorsa settimana in Gazzetta Ufficiale. Il regolamento stabilisce quando, a seguito di opportuno trattamento, gli scarti dell'edilizia e delle infrastrutture possano perdere lo status giuridico di rifiuto ed essere, si legge nel testo, qualificati come aggregato recuperato, ovvero un prodotto a tutti gli effetti, pronto per essere utilizzato come nuova materia prima. Le regole contenute nel nuovo decreto, che si compone di 8 articoli e 3 allegati, si applicheranno al termine del periodo transitorio di 180 giorni concesso ai produttori di aggregati riciclati. Nelle more dell'adeguamento, chiarisce il decreto, i materiali già prodotti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonché quelli che risultano in esito alle procedure di recupero già autorizzate, possono essere utilizzati. Uno degli obiettivi del decreto è quello di promuovere e certificare il riciclo di qualità nella speranza che questo possa contribuire a vincere la diffidenza degli operatori dell'edilizia. Cosa che, unita ai bassi prezzi degli inerti naturali, rappresenta uno dei principali ostacoli allo sviluppo di applicazioni avanzate. Secondo l'ultimo rapporto ISPRA, nel solo 2020 l'Italia ha prodotto quasi 65 milioni di tonnellate di rifiuti da costruzione e demolizione, con un tasso di riciclo che sfiora il 78%. Una percentuale elevatissima, alla quale però non corrisponde un livello altrettanto elevato in termini di qualità delle applicazioni. Gli aggregati riciclati, sebbene generati in quantità enormi, circa 40 milioni di tonnellate l'anno, vengono infatti generalmente utilizzati in rilevati e sottofondi stradali, spiega ISPRA. La versione definitiva del testo è stata però duramente criticata dagli operatori delle demolizioni e del riciclo. Secondo le associazioni ANEPLA, ANADECO e AMPAR, i criteri dei controlli da effettuare sui prodotti delle lavorazioni, i limiti di concentrazione per sostanze come IPA e cromo esavalente, rischiano di bloccare non solo la filiera del riciclo, ma anche quella delle costruzioni. Il rischio, dicono, è che al termine del periodo transitorio, quindi a maggio del 2023, gli impianti siano costretti a interrompere le proprie attività. Il Ministero della Transizione Ecologica, che dal canto suo non condivide le preoccupazioni degli operatori, ha scelto comunque di tenere conto, ove necessario, delle evidenze emerse in fase applicativa, si legge nel decreto, prevedendo una vera e propria clausola di riesame, in virtù della quale, al termine del periodo transitorio di 180 giorni e acquisiti i dati di monitoraggio relativi all'attuazione delle disposizioni stabilite dal medesimo, sarà valutata l'opportunità di una revisione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto. La richiesta dei riciclatori, secondo cui solo il 20% dei campioni analizzati sarebbe reimpiegabile nel rispetto dei parametri del decreto, è quella di modificare la tabella con i valori limite di concentrazione per le analisi da condurre sugli aggregati, modulandola sulla base dell'utilizzo finale dei materiali recuperati.